Quest'anno si è tenuta a Pesaro, in Piazza del Popolo, la festa della Protezione Civile regionale, un evento che è stato dedicato al ricordo dell'impegno dei volontari in occasione della tragica alluvione del 2022, ma che è stata anche un'opportunità per ringraziarli del lavoro svolto per fronteggiare il maltempo degli ultimi giorni. È un momento molto importante perché secondo me la protezione civile, un po' come tanti altri mondi del volontariato, fungono anche proprio da esempio verso i cittadini, da esempio verso la società intera. Perché vedete, oggi purtroppo sempre di più ci si chiude un po' in se stessi, si tende un po' all'egoismo, al personalismo e i social spesso sono, diciamo così, conduttori di tutto questo. Ecco, mettersi invece a disposizione fisicamente e personalmente, indossando anche una divisa, intervenendo anche nei momenti più impensabili, più improvvisi, mettendo a volte a repentaglio anche la propria sicurezza al servizio degli altri, ecco, credo che sia un grande esempio non solo per sentirci tutti più sicuri, ma un grande esempio anche proprio come guida per come dovrebbe essere una società, cioè altruista, che lavora insieme, che si integra, che è a disposizione, che si mette in servizio. Questa è la protezione civile nazionale, questa è la protezione civile regionale. Questa è una giornata che vuole essere appunto da esempio. Avevo il piacere di essere presente. Oggi celebriamo la festa del volontario, in particolar modo della Protezione Civile. Li voglio ringraziare perché innanzitutto quest'anno ricordo che siamo Capitale Italiana della Cultura. Quando parliamo di cultura intendiamo anche la cultura della solidarietà, la cultura dell'accoglienza, ma anche la cultura del senso civico e della voglia di mettersi a disposizione per la comunità. I volontari della Protezione Civile rappresentano tutto questo, cioè persone, cittadini che mettono a disposizione il loro tempo e lo mettono a disposizione a favore di tutti, di tutta la comunità. Noi siamo una città dove organizziamo tantissimi eventi e devo dire che senza l'attività della Protezione Civile sarebbe veramente difficile riuscire a fare tutto senza di loro. È un riconoscimento anche ai tanti volontari marchigiani che in questi anni si sono impegnati, per fortuna, da una parte e purtroppo dall'altra, perché abbiamo avuto situazioni di difficoltà, dalle alluvioni al terremoto, e i volontari di protezione civile sono stati sempre presenti, ed averli qua a Pesaro oggi, nell'anno della Capitale della Cultura, è un orgoglio particolare per tutti noi. E devo dire una cosa importante: in questi ultimi 2 anni, dove le situazioni sono state particolarmente difficili, il segnale positivo rispetto al volontariato, il fatto che sono arrivati tanti giovani, ventenni, che hanno voluto e vogliono tuttora continuare il loro servizio e dare una mano alla città, alla comunità.